Buonasera intanto, è un bel successo per Cerò, per il territorio e per tutti. Diciamo che noi ci siamo approntati in poco tempo ad accogliere questa bellissima manifestazione e ci onora tanto che è a livello nazionale, perché onestamente pensavo fosse a livello regionale, poi sentendoci con Pietro, il patrono del festival, dell'organizzazione, mi disse a livello nazionale e noi rimaniamo molto onorati e soddisfatti anche per le presenze che ci sono, il senatore Razzi che è vicino a me e il grande Massimo Boldi che ci ha onorato qui a Cerò, ed è un grande evento per Cerò. Diciamo che si conclude con l'estate cerotana che è durata un po' di più e questo evento proprio chiude alla grande, come si dice, la ciliegina sulla torta. Quindi finale col botto per l'estate 2023? Bravissimo, finale col botto, estate 2023, è pienamente soddisfatto. Devo ringraziare comunque, perché io durante la settimana sono stato assente, non ho potuto seguire, quindi ringrazio la mia squadra e soprattutto il vice sindaco Strumbo e l'assessore allo spettacolo Giardino, che si sono date da fare tantissimo per la riuscita di questo evento. Io devo dire che sono veramente profondamente contento e toccato, perché è una bella manifestazione. Le ragazze, al di là di chi andrà a vincere la serata, sono tutte splendide, luminose e bellissime. E quindi ci onora la bellezza italiana e anche la bellezza del nostro territorio, che vedo che ce ne sono diverse che hanno partecipato dalla provincia di Crotone e di Crotone stesso. Ecco, come si è arrivati all'organizzazione? Non è facile portare una manifestazione a livello nazionale qui da noi in Calabria. Cerò è un borgo che attira da tutte le parti. Questa è anche cultura, perché nell'arte c'è compresa anche l'evoluzione teatrale e musicale, che non se lo dimentico nessuno questo, è dentro a pieno titolo, vero? Complice anche il vino, mi dicevano prima insieme a Massimo Boldi, lui l'ha assaggiato. No, io faccio i complimenti al sindaco perché è stato a Roma per impegno istituzionale ed è ritornato di fretta e furia, un'ora fa è arrivato, vedi, sta ancora tutto sudato, per onorare questa bellissima manifestazione di Venere d'Italia che per la prima volta si svolge in Calabria nell'ambito nazionale e a Cerò Marina. Perciò... Cerò Superiore. A Cerò Superiore. Due Cerò. A due Cerò. Due comuni. Cerò Superiore. Io sono stato sopra a vedere un bellissimo paese, molto antico, sono stato al museo, complimenti sindaco, c'è un museo straordinario, non sapevo che il calendario è nato da Cerò sopra, non Marina, sopra, veramente faccio i complimenti a tutta l'amministrazione perché vuol dire che lavorano bene sotto la guida del sindaco. E le posso dire che questo comune ha questa particolarità di avere questo bellissimo mare, anche la collina, quindi ci sono tradizioni storiche, anche gastronomiche, e non è facile nominare il vino di Cerò e spiegarlo in poche parole. C'è l'enocultura che è grande. Io ho visitato due cantine Cerò perché io quando ero in Svizzera in mezzo a tutti i calabresi mi portavano il vino Cerò, ma non lo conoscevo, nel senso che non conoscevo da dove veniva. Oggi ho potuto visitare due cantine e ho visto l'ottima qualità del vino Cerò. Quando vedi una Venere vuol dire che hai un punto di riferimento e deve essere adorata. Quindi la dea della bellezza da Cerò in tutta l'Italia. Beh, questa è una bella idea, bravo, complimenti. Bene. È uscito lo slogan. Sì. Bene. Beh, hai un compito molto difficile. Ospiti ufficiali, mi sembra. È difficile perché dobbiamo votare per la Venere d'Italia. No, queste... io non voto. Come no? Tu devi votare. No, io non voto. Abbiamo chiamato. Sarete in giuria. No, imparziale. No, tu sei un grande intenditore, perciò ci devi dare una mano. Io non posso giudicare da solo. Ma, ma io vedo che già stai guardando le ragazze che sono dietro. Darei anche un piede, non è da solo dare una mano. No, vuol dire che lo giudicheremo insieme. La Venere d'Italia qui a Cerò Marina. Senza responsabilità però. Senza responsabilità, questo è chiaro, no? E non si devono arrabbiare perché sono tutte belle, noi l'abbiamo vista, sono tutte belle, però sarà una la vincitrice. Come mai?
Questo lo dobbiamo chiedere al padron Pietro Cortese. Okay. Ascolta, chiaramente non posso dirti se hai visto qualche bella ragazza, che è la più bella, ma hai visto il mare? Prima di arrivare qui hai visto il mare che abbiamo? Che ne pensi? Senti, ma a te ti piacciono le miss? Certo che mi piacciono, però siccome c'è mia moglie dietro la telecamera non posso esagerare. Ma mi facci il piacere!